Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video sul nostro canale YouTube. Oggi scopriremo insieme a voi quali telai CAM entrano all'interno del bagagliaio della nostra Lancia Y. Come sempre, prima di iniziare con il nostro video, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella delle notifiche per ricevere un piccolo avviso ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e che mettiamo a vostra disposizione un codice sconto per l'acquisto dei prodotti che vi mostriamo e che trovate tutti disponibili sul nostro shop online www.casababy.it. Come ormai sapete, se ci seguite da un po', non vi lasceremo alcun codice sconto alla fine di questo video, che sarà appunto un video di spiegazione, perché troverete i codici sconto inerenti a ogni modello che andremo a provare all'interno del nostro bagagliaio della Y all'interno dei video, i loro specifici video tutorial. Quindi basterà semplicemente andare sul nostro canale YouTube, inserire il nome del trio che vi interessa e troverete subito il suo video dedicato con tanto di codice sconto. Ma andiamo adesso a vedere quali sono i trio che proveremo all'interno appunto del bagagliaio della nostra Y. Vedremo un po' di chiusure diverse, quindi vedremo il nuovissimo telaio Next Evo, proveremo il nostro Tasky, proveremo gli ormai super amati fluido e dinamico e proveremo anche il telaio del nostro Combitrice, che farà le veci anche del telaio Combi Family perché hanno la stessa identica chiusura. E ovviamente proveremo a far entrare il telaio in tutte e tre le configurazioni, cioè il telaio vuoto, il telaio con la seduta del passeggino posizionata fronte strada e il telaio con la seduta del passeggino posizionata fronte mamma. Bene, direi che di lavoro da fare ne abbiamo, quindi andiamo subito in macchina. Ed eccoci qui con la nostra Y, come sempre la prima cosa che andremo a fare è misurare il bagagliaio. Quindi prendiamo il nostro centimetro, andiamo a misurare per prima cosa la lunghezza del nostro bagagliaio, che misura, aspettate che lo metto dritto, un metro praticamente, arrotondiamo un metro perché non arriviamo a un metro e un centimetro. Invece in profondità abbiamo una misura di 60 centimetri. Per quanto riguarda l'altezza, anche qui appunto prendo come punto di riferimento il piano dove va appoggiare la nostra cappelliera e abbiamo un'altezza di 51 centimetri. Prendiamo sempre le misure perché anche nel caso in cui non abbiate la Y come macchina, magari avete un bagagliaio che ha delle misure molto simili, quindi potete fare riferimento appunto con le misure di questo bagagliaio per vedere se si avvicinano a quelle della vostra auto. Ma adesso iniziamo con il primo telaio che andremo a vedere insieme è quello di Next Evo. Ed ecco qui il nostro telaio di Next Evo già chiuso, proviamo ad andarlo ad inserire all'interno del nostro bagagliaio della Y. Allora, come vedete abbiamo già un problema per quanto riguarda l'altezza delle ruote, perché sforiamo completamente l'altezza appunto della nostra cappelliera e o andiamo a toglierla completamente, il che ci permette di spingere anche un pochettino più contro il telaio in modo da poter riuscire a chiudere il bagagliaio. Se invece non vogliamo andare a rimuovere la nostra cappelliera, purtroppo il nostro bagagliaio non si potrà chiudere. Quindi se volete metterlo in questa posizione, l'unica soluzione è andare a rimuovere la nostra cappelliera. Proviamo a metterlo coricato. Ma come vedete anche in questo caso abbiamo qualche problemino perché il nostro bagagliaio non è sufficientemente profondo. Potremmo però ancora fare una prova, visto che il nostro telaio è particolarmente compatto e particolarmente basso, potremmo ancora fare una prova mettendolo in questa posizione qua, quindi in modo che lui stia praticamente in piedi da solo. Provo solo a vedere se si chiude lo sportello perché sto facendo l'esperimento insieme a voi, quindi si chiude, quindi in questo verso il nostro telaio può stare all'interno del bagagliaio della nostra Y.
Quindi ricapitolandolo possiamo mettere o in questo verso oppure in questo modo, andando però a rimuovere la cappelliera. Con il metodo di prima invece la cappelliera la potevamo tenere. Andiamo però adesso a vedere cosa succede se inseriamo la seduta del nostro passeggino sul telaio. Come vedete l'ingombro del nostro telaio è aumentato notevolmente andando ad inserire la seduta del passeggino. Quindi direi che l'ultima soluzione che abbiamo visto prima, quindi quella di mettere il telaio in piedi, non è fattibile con la seduta del passeggino inserita. Non è neanche fattibile mettere il passeggino per piatto, perché come avete visto già prima non entrava il nostro telaio, quindi l'unica soluzione è quella di poterlo andare ad inserire, vedete, mettendolo sul lato. Quindi abbiamo, come sempre, già come abbiamo detto prima, dobbiamo andare a togliere la nostra cappelliera nel caso, però il nostro telaio più seduta sta comodamente all'interno appunto del nostro bagagliaio, quindi come vedete in lunghezza occupa praticamente tutto lo spazio, in profondità siamo proprio lì al limite, abbiamo giusto qualche centimetro, in altezza sforiamo, ma possiamo andare a risolvere andando a rimuovere appunto la cappelliera della nostra macchina. Quindi questa è l'unica posizione in cui potete andare ad inserire il vostro passeggino Next Evo. Le altre due soluzioni, come abbiamo visto, non sono praticabili. Al massimo potete provare a fare qualche incastro andando a separare le due cose e quindi magari appunto poter infilare in questo modo la seduta di fianco, cioè in questo modo il telaio di fianco alla seduta, magari, oppure il telaio nel bagagliaio, la seduta sul sedile, potete un attimo valutare voi. Comunque questo è l'ingombro del telaio con la seduta del passeggino inserita nel senso fronte strada e come vi dicevo è l'unica soluzione praticabile. Ma adesso cambiamo telaio, vediamo un altro tipo di chiusura e vediamo come si comporta il telaio del nostro CAM fluido. Ed ecco qua il nostro telaio fluido di CAM. Come vedete abbiamo una chiusura libro leggermente più grande rispetto al Next Evo che abbiamo visto prima. Andiamo a vedere come si comporta nel nostro bagagliaio. Allora, prendiamo il nostro telaio, proviamo ad inserirlo. Allora, come vedete, per quanto riguarda lunghezza e profondità ci stiamo tranquillamente, abbiamo anche in questo caso il problema dell'altezza, quindi anche qui dovremmo andare a rimuovere la nostra cappelliera in modo da poter spingere anche bene contro il nostro telaio e far sì che si possa poi chiudere il bagagliaio. Ho come il presentimento che non ci starà nella posizione esattamente. Come vedete non entra all'interno del bagagliaio se lo mettiamo coricato. Quindi con il nostro telaio fluido l'unica soluzione possibile è questa posizione senza la nostra cappelliera. Vediamo però se con la seduta del passeggino riusciamo comunque a metterlo in questa posizione. Seduta del passeggino in posizione fronte strada messa, vediamo se riusciamo comunque a far entrare il nostro telaio nella posizione che abbiamo visto prima. Quindi lo andiamo a mettere su un lato. Anche in questo caso direi che come lunghezza e profondità ci stiamo senza alcun tipo di problema. Ricordo sempre che dovremmo nel caso andare a rimuovere la nostra cappelliera. Proviamo a vedere se ci sta anche con la seduta del passeggino girata in posizione fronte mamma. Ok, abbiamo girato la seduta, vediamo un po' come siamo messi. Direi che anche in questo caso ci stiamo a livello di lunghezza e di profondità, perché comunque la seduta rimane comunque contenuta all'interno del nostro bagagliaio, abbiamo sempre il problema della ruota, quindi anche con questa configurazione dovremmo andare a togliere la nostra cappelliera. Quindi, riassumendo, il nostro telaio fluido Easy sta all'interno del nostro bagagliaio della Y, però solamente messo in questa posizione e togliendo la cappelliera. Adesso andiamo a vedere come si comporta invece un telaio molto simile, quindi con la stessa identica chiusura, però un pochettino più grande, quindi inizio ad avere qualche dubbio sul fatto che entri all'interno del nostro bagagliaio, ma scopriamolo insieme e prendiamo il telaio dinamico. Ed ecco qui il nostro telaio dinamico, come vedete praticamente ha le stesse identiche caratteristiche del telaio fluido che abbiamo visto in precedenza, però rimane un pochino più grande e come vedete ha le ruote decisamente più grandi, quindi andiamo a vedere se entra all'interno del nostro bagagliaio. Allora, parto già con questa posizione perché sono sicura, visto che non c'entrava il fluido, che non c'entri neanche questo
coricandolo. Mettendolo invece sul lato, vediamo che andiamo praticamente ad occupare tutto lo spazio del nostro bagagliaio, e anche in questo caso ovviamente dovremo andare a togliere la nostra cappelliera, spingere bene contro il telaio in modo da far sì che si possa chiudere il portellone del bagagliaio. Vi dico già subito che nella posizione coricata non ci sta, perché è troppo largo, non entrava il fluido, quindi non entrerà neanche questo. Quindi anche per quanto riguarda dinamico, l'unica posizione che possiamo sfruttare è mettendo il nostro telaio sul lato. Proviamo a vedere se inserendo la seduta del passeggino l'ingombro aumenta oppure rimane sempre lo stesso. Seduta del nostro passeggino inserita, come sempre il primo step è quello con la seduta fronte strada. Proviamo ad andare a vedere se anche così il nostro telaio entra nella macchina. Allora, direi che entra, ci stiamo in lunghezza, siamo proprio giusti, e in profondità invece ci stiamo ancora abbastanza comodi, sempre togliendo però la nostra cappelliera, quindi questo è proprio uno step che bisogna fare. Proviamo ancora a vedere con la seduta del passeggino posizionata fronte mamma, così vediamo se cambia qualcosa a livello di ingombro. Voilà, allora proviamo subito. Sì, anche con la seduta posizionata fronte mamma, come vedete ci stiamo a livello di lunghezza, a livello di profondità, come sempre il problema rimane l'altezza, quindi l'unico modo per risolverlo è andare a togliere la cappelliera. Quindi anche per quanto riguarda dinamico, esattamente come è stato per fluido, l'unica posizione che possiamo sfruttare è quella di mettere il telaio sul lato, e una volta posizionato in questo modo e una volta tolta la nostra cappelliera, possiamo tranquillamente trasportare il nostro telaio dinamico all'interno del bagagliaio della nostra Y anche con la seduta del passeggino posizionata in entrambi i sensi di marcia. Ma adesso proviamo ancora un nuovo telaio, quindi una chiusura completamente diversa, e andiamo a provare il nostro telaio Combi Tris. Il nostro telaio Combi Tris farà anche le veci del telaio Combi Family, perché hanno la stessa identica chiusura, quindi vanno ad occupare lo stesso spazio all'interno del bagagliaio. Come vedete, rispetto ai telai che abbiamo visto finora, il telaio del Combi Tris rimane più stretto e più lungo, quindi vediamo se entra all'interno del nostro bagagliaio. Partiamo come sempre provando a metterlo sul lato. Ecco qui. Allora, come vedete, ci stiamo tranquillamente sia in lunghezza, sia in profondità, sia in altezza. In questo caso non abbiamo alcun tipo di problema. Proviamo anche a metterlo appunto coricato e voilà, finalmente abbiamo un telaio cam che entra all'interno del bagagliaio della nostra Y anche appunto messo così coricato, quindi questo davvero super top. Vediamo però se supera la prova anche con la seduta del passeggino inserita. Seduta montata, come sempre partiamo dalla seduta girata nel senso di marcia, quindi la appunto seduta posizionata. Come vedete abbiamo girato la seduta del nostro passeggino, lo schienale adesso è da questa parte, abbiamo mantenuto sempre la stessa posizione del telaio, quindi appiattito, e come vedete ci stiamo tranquillamente. Anche qui abbiamo preso qualche centimetro a livello di altezza, ma ne avevamo in abbondanza, quindi ci stiamo tranquillamente. A livello di profondità ci stiamo, a livello di lunghezza idem. Proviamo a girarlo sul lato.
E anche qua direi che non c'è alcun tipo di problema, il nostro telaio ci sta super comodo. Quindi, tirando un attimo le somme, di tutti i telai che abbiamo visto finora, il Cam Combi Tris o Combi Family stanno tranquillamente all'interno del bagagliaio della nostra Ypsilon in tutte le configurazioni, quindi col telaio vuoto, con telaio con seduta fronte mamma e con telaio con seduta fronte strada. Finora è il primo che troviamo, quindi 100 punti per il nostro Combi Tris o il nostro Combi Family. Passiamo al prossimo, che è invece il nostro telaio Taschi. Ed ecco qui il nostro telaio Taschi. Come vedete, la chiusura del Taschi ricorda un po' quella del Nextevo che abbiamo visto all'inizio del nostro video, e anche in questo caso, come vedete, abbiamo delle belle ruotone grandi. Quindi andiamo a vedere se entra all'interno del bagagliaio della nostra Ypsilon. Allora, in piedi, esattamente come il Nextevo, sborda tanto, quindi dovremo andare a togliere la nostra cappelliera. Presumo che appiattito non ci stia neanche a piangere. Infatti non ci sta assolutamente. Anche qui però, come per il Nextevo, volevo provare a vedere se si chiudeva il bagagliaio con il telaio in questa posizione. Direi che appunto si chiude. Questa è una posizione che possiamo andare a sfruttare per posizionare il nostro telaio Taschi, quindi solo il telaio lo possiamo mettere o in questo modo oppure, come abbiamo visto, mettendolo sul lato, andando però a togliere la cappelliera. Proviamo a vedere cosa succede andando ad inserire la seduta, che come sapete su questi passeggini dalle linee moderne il passeggino si chiude sempre un po' in maniera particolare, quindi proviamo a vedere insieme. In questo caso possiamo andare a chiudere il nostro telaio con la seduta del passeggino inserita solo se posizionata fronte strada, quindi non può essere chiuso il telaio con la seduta posizionata fronte mamma. E andiamo a vedere l'ingombro appunto che ha all'interno del nostro bagagliaio. Allora, stavo già provando a vedere che il nostro telaio non sta, a meno che appunto non andiamo, come abbiamo già detto in precedenza, andiamo a rimuovere la nostra cappelliera e quindi riusciamo a spingere bene contro il telaio. Proviamo magari a girarlo nell'altro senso, cioè vediamo se facendo così cambia qualcosa oppure no. Diciamo che appunto, come dicevamo prima, il problema è sempre quello della cappelliera, perché poi in realtà a livello di profondità e a livello di lunghezza del bagagliaio ci stiamo. Se andiamo a togliere la cappelliera possiamo ancora andare bene a spingere il nostro telaio contro i sedili e quindi si può andare poi anche a chiudere il portellone del nostro bagagliaio. Comunque, come vedete, esattamente come succedeva per il modello Nextevo, anche con il nostro telaio Taschi l'unica posizione possibile è questa, e dobbiamo assolutamente andare a rimuovere la cappelliera, perché sennò il nostro portellone non si chiude. Quindi, andando a riassumere più o meno quello che abbiamo visto all'interno del nostro video per quanto riguarda i trio Cam, abbiamo visto che con il telaio Taschi, con il telaio Nextevo, con il telaio fluido, con il telaio dinamico, il posizionamento all'interno del nostro bagagliaio della Ypsilon è possibile solo se andiamo a posizionare i nostri telai sul lato e andiamo a rimuovere la cappelliera. Facendo questo possiamo comunque inserire il nostro telaio in tutte le sue configurazioni, quindi solo telaio, oppure telaio con seduta del passeggino fronte strada, oppure telaio con seduta del passeggino fronte mamma. Per quanto riguarda invece il nostro Combi Tris e il nostro Combi Family, come avete visto, non abbiamo alcun tipo di problema, li possiamo tranquillamente inserire all'interno del nostro bagagliaio mantenendo la nostra cappelliera e ci stanno comodamente in tutte le configurazioni. Voilà, direi che per quanto riguarda i trio Cam abbiamo visto tutto, ci vedremo poi nel prossimo video con un nuovo marchio, sempre per vedere se i loro trio entrano all'interno del bagagliaio della nostra Ypsilon. Quindi vi aspetto al prossimo video, ciao!